La città di Torino presenta la nuova area archeologica della cittadella. Sì, si tratta di un recupero importante, la restituzione alla cittadinanza, alla fruizione pubblica di resti altrettanto importanti del sistema difensivo che nel corso del tempo erano finiti nascosti dopo la demolizione della cittadella e che ci consentono di comprendere una parte del sistema difensivo della città, delle mura, delle opere di fortificazione come il Rivellino, di vedere percorrere un tratto delle gallerie che già all'epoca correvano sottoterra e di apprezzare un pezzo di un elemento molto raro da trovare in simili insediamenti che sono i resti di un'antica polveriera, nonché di vedere un pezzo delle mura del primo ampliamento della città che risale ai primi anni del 600. Cosa significa Rivellino esattamente? Beh, Rivellino era una tipica fortificazione che veniva costruita, diciamo, a rinforzo e all'esterno della cortina muraria per consentirne una migliore protezione da parte dei difensori. In che zona di Torino si trova questa area archeologica ritrovata? Beh, adesso siamo sotto l'attuale corso Galileo Ferraris, in corrispondenza del numero civico 14, ed è il risultato degli scavi che sono stati intrapresi per la costruzione del controverso parcheggio di corso Galileo Ferraris, appunto recentemente inaugurato. Da questo punto di vista devo dire che il risultato che adesso apriremo al pubblico in occasione del 24 giugno è il frutto di una collaborazione che devo dire definirei esemplare, insomma, tra la sovrintendenza, la città, il concessionario che ha effettuato i lavori tutti i soggetti che insieme stanno lavorando alla progettazione di un nuovo polo museale che avrà il suo centro, il suo perno nel mastio della cittadella, che verrà appena possibile riallestito come sede del Museo Nazionale di Artiglieria, ma anche come centro di interpretazione dell'intero sistema difensivo cittadino.